qui vediamo alcuni esempi grafici, cioè alcuni disegni sulla riflessione e la rifrazione. Cominciamo con uno specchio. Se i raggi luminosi arrivano da destra, questo è uno specchio concavo. Se arrivano da sinistra, è uno specchio convesso. In entrambi i casi, l'angolo di riflessione è sempre uguale all'angolo di incidenza. Questa è la legge della riflessione. Prendiamo per esempio questo raggio. Questo è l'angolo di incidenza e questo è l'angolo di riflessione, che è uguale. Per individuare questi angoli, prima di tutto bisogna disegnare la normale nel punto di incidenza, che è questo. Nel caso di uno specchio sferico è facile disegnare la normale, basta unire il punto di incidenza con il centro dello specchio. Quindi questo è un raggio nel senso un raggio della circonferenza. E questo è un pezzettino di superficie tangente alla circonferenza. Si vede che questa normale è perpendicolare alla superficie. Poi nel caso specifico in cui il raggio proveniva parallelo all'asse ottico, allora la legge della riflessione, per cui questi due angoli sono uguali, porta il raggio riflesso a passare per il fuoco. Se invece il raggio incidente arriva nel vertice dello specchio, di nuovo viene riflesso con lo stesso angolo di riflessione uguale all'angolo di incidenza. Qui la normale è facile da disegnare perché è l'asse ottico. Qua ho disegnato anche un raggio che procede lungo la direzione della normale e quindi quando si riflette torna indietro lungo la normale stessa e passa per il centro. In questo caso l'angolo di incidenza e di riflessione sono zero entrambi. E poi qua ho fatto l'esempio di un raggio che arriva dalla parte dello specchio convesso e di nuovo si riflette secondo la legge della riflessione, angolo di incidenza e angolo di riflessione uguali. Anche qui, per individuare i due angoli, bisogna tracciare la normale alla superficie nel punto di incidenza. È facile tracciare questa normale perché prolungandola la normale passa per il centro dello specchio. E si vede anche che in questo caso particolare, siccome il raggio incidente arriva parallelo all'asse ottico, il raggio riflesso o il suo prolungamento passerà per il fuoco. Ora passiamo alle lenti, una lente convergente e una lente divergente, e immaginiamo dei raggi che incidono sulla lente. Per esempio questo raggio arriva parallelo all'asse ottico, incide in questo punto. Qui dobbiamo individuare la normale alla superficie. Questa è la tangente alla superficie, un pezzettino di superficie. Questa è la normale, cioè perpendicolare alla superficie. Questo è l'angolo di incidenza e l'angolo di rifrazione invece è più piccolo, perché in questo caso il raggio passa dall'aria al vetro, quindi la luce rallenta perché nel vetro va più piano che nell'aria e perciò l'angolo di rifrazione è minore dell'angolo di incidenza e il raggio rifratto si avvicina alla normale. Qui non ho disegnato il raggio riflesso, ma in realtà una parte del raggio incidente si riflette secondo la legge della riflessione, cioè si riflette con un angolo di riflessione I' uguale all'angolo di incidenza da questa parte. Proseguiamo con il raggio rifratto. A un certo punto esce dalla lente. In questo punto dobbiamo disegnare di nuovo la normale perpendicolare alla superficie. In quel punto individuiamo l'angolo di incidenza, che è questo colorato in verde, è formato dal raggio incidente e dalla normale. E siccome stavolta il raggio acquista velocità uscendo dal vetro, perché nel vetro va più piano e nell'aria va più veloce, allora il raggio si allarga dalla normale e l'angolo di rifrazione è più grande dell'angolo di incidenza. Anche qui avrei dovuto disegnare quella parte di raggio che viene riflessa all'indietro e quindi continua a correre dentro la lente, riflettendosi con un angolo di riflessione uguale all'angolo di incidenza. Ora, siccome questo raggio originario era parallelo all'asse ottico, allora il raggio in uscita passa per il fuoco. Evidentemente qui ci sarà il fuoco. Di solito quando disegniamo il percorso dei raggi all'interno di una lente non disegniamo questo percorso, che è quello corretto, ma ci limitiamo a disegnare il piano della lente, che è questo. Immaginiamo che il raggio incidente arrivi indisturbato fino al piano della lente, cioè fino qui, e soltanto sul piano della lente si pieghi per passare poi, in questo caso, nel fuoco. Questo lo possiamo fare perché noi immaginiamo sempre negli esercizi delle lenti molto sottili, quindi questo pezzo di tragitto qua in mezzo
lo trascuriamo, facciamo andare quindi il raggio orizzontale, quando arriva sul piano della lente si piega, come se la lente non avesse spessore ma fosse soltanto un piano sottile. Qui ho disegnato un altro raggio che incide con questo angolo di incidenza, questa è la normale alla superficie nel punto di incidenza. Avrei dovuto disegnare una parte di raggio che si riflette. Ho disegnato invece il raggio trasmesso, cioè il raggio rifratto. In questo caso, di nuovo, l'angolo di rifrazione è minore dell'angolo di incidenza, perché la luce rallenta passando dall'aria al vetro. Quindi si vede che il raggio oltrepassa la normale, quindi passa dall'altra parte della normale, ma si stringe alla normale. Viceversa, quando il raggio esce dal vetro all'aria, il raggio di nuovo oltrepassa la normale, quindi passa da una parte all'altra della normale, ma stavolta si allarga perché il raggio acquista velocità, quindi si allarga dalla normale e l'angolo di rifrazione è maggiore dell'angolo di incidenza. Infine ho fatto gli stessi disegni anche nel caso di una lente divergente. Ho immaginato un raggio che arriva qua, questo nero è un pezzettino di superficie, questa è la normale perpendicolare a questo trattino nero, l'angolo di incidenza. Il raggio passa dall'altra parte della normale, però si stringe, dopodiché incide di nuovo sull'altra superficie. Questo è un pezzettino di superficie, questa è la nuova normale e il raggio si allarga. La stessa cosa ho disegnato qua sotto, un raggio arriva parallelo all'asse ottico, in questo punto, pezzettino di superficie, normale, angolo di incidenza, angolo di rifrazione più stretto, perché il raggio si avvicina alla normale. Poi, quando invece il raggio esce di nuovo in aria, si allontana dalla normale. In questo punto, pezzettino di superficie, normale, l'angolo di rifrazione è maggiore dell'angolo di incidenza. Siccome poi questo è un raggio parallelo all'asse ottico, sappiamo che questo raggio che esce, se noi lo prolunghiamo, qua troviamo il fuoco della lente divergente, il fuoco virtuale. Anche in questo caso si tratta di lenti sottili, quindi noi immaginiamo che questo tragitto in mezzo non ci sia, ma che il raggio arrivi indisturbato fino al piano della lente, cioè come se la lente fosse sottilissima, fosse un piano, e soltanto quando arriva sul piano devia in questo modo, con un angolo tale che il prolungamento all'indietro di questo raggio che emerge, che esce dalla lente, vada a finire nel fuoco virtuale.